Quattro modi per dimostrargli che non sei più interessata, quindi ti correrà dietro. Allora, cara Malgasciona, qui si tratta di utilizzare la psicologia inversa. Quando una persona non ti dimostra interesse, devi ricalcare il suo comportamento e di fatto dimostrargli coi fatti di non essere più interessata. Di non essere più interessata a lui, soltanto in questo modo riuscirai in qualche modo a coinvolgerlo, soltanto in questo modo riuscirai a farlo innamorare, a far sì che si coinvolga con te, che ti correrà dietro perché diciamo rifiuta chi ti rifiuta e questa persona si coinvolgerà con te. Sembra un qualcosa di strano. Ma in realtà non è così strano, anzi è facile che succeda una cosa del genere, è tipico che succeda una cosa del genere e ti voglio far capire come fare, quindi come farlo pragmaticamente, perché poi la cosa importante è l'azione, soltanto l'azione ci permette di ottenere dei risultati. Beh, allora, intanto la prima cosa che tu devi fare è fare quello che viene chiamato inner game, cioè gioco interiore, partire da te stessa. Partire da te stessa vuol dire che devi fottertene di quello che pensano gli altri, devi fottertene di quello che vogliono gli altri e guardare esclusivamente a te stessa, guardare esclusivamente a quelle che sono le tue, i tuoi interessi, quelli che sono le cose che interessano esclusivamente a te, quindi fare focus su te stessa, diventare tra virgolette egoista, egocentrica, ma il che non significa essere che te ne freghi degli altri, vuol dire che non dai interesse, non dai peso, vuol dire che tu sei concentrata su te stessa e che per te sei la persona più importante del mondo. Questo è un punto fondamentale, essere la persona più importante del mondo. Per te stessa, questo è un punto fondamentale. Se tu non parti da questo presupposto, non riuscirai a raggiungere nessun risultato, non riuscirai a ottenere nessun risultato e sarai completamente, diciamo, surclassata, sarai completamente, diciamo così, sarai completamente sfanculata fondamentalmente. Quindi, prima cosa, concentrati su te stessa, tu devi dare la massima importanza a te stessa. Questo è il primo punto fondamentale, la condizio sine qua non se vuoi far sì che una persona ti insegua. Ma non devi farlo, diciamo, stai a casa a pettinare le bambole. E gli dici che sei no, tu fai le cose che ti piacciono. Se ti piace pettinare le bambole, pettina le bambole, ma se ti piace fare altro, fai altro. Questa è la cosa più importante che tu comunque possa fare, possa sviluppare nella tua vita. Imparare a gestire le tue emozioni, imparare a gestire le cose che ti interessano, fare esclusivamente le cose che ti piacciono, fare esclusivamente le cose che ti interessano. Questo è il primo punto fondamentale che devi portare avanti. Seconda cosa è quella di frequentare altri maschi, frequentare altri uomini, non limitarti a quella frequentazione. Se non ti dà quello che vuoi, frequenta altri, esci, cioè accetta inviti anche nei social, ovviamente, ma questo è un altro capitolo. Quindi, dal punto di vista offline, cerca di sviluppare, diciamo così, i tuoi interessi, altre conoscenze maschili. Flirta, impara l'arte del flirt, impara l'arte dell'essere una donna che attrae. Un'altra cosa fondamentale è sviluppare un terzo punto, diciamo, un profilo social che possa essere accattivante, un profilo social che possa far passare una tua nuova immagine, che è l'immagine di una donna sensuale e seducente, ma anche raffinata di classe. Ecco, SSRC, diciamo, sensuale, seducente, raffinata di classe. Questo è
il modello di donna che piace, non il modello puttanone da corsa o mignottone da competizione, perché quello innesca comunque meccanismi di squalifica. Nessun uomo vorrebbe al suo fianco un zoccolone da corsa. Questo devi tenerlo presente. Quindi, invece, sensuale, seducente, raffinata di classe. È il modello di donna che più attrae, è il modello di donna che più coinvolge, è il modello di donna che più seduce. E il quarto punto, fa il contrario di essere gelosa, spingilo verso altre situazioni. Vai, vai, esci con le tue amiche, con i tuoi amici, con le tue ex, esci con chi cazzo vuoi. Perché lui nella testa, se questa mi spinge a fare delle cose, chissà che cosa farà lei. Questo è un altro punto molto importante da tenere presente. Chissà cosa farà lei, sì, appunto. Questo è quello che devi tenere presente. Devi, anziché frenare una persona, devi spingerla. Ma perché non esci un po'? Ma perché non fai un po'? Quando lui ti dice, stasera non ci sono, oh, bravo, fai bene, mi fa molto piacere, fuori dei coglioni. Diciamo così, fuori dai maroni. E questo è dimostrazione pratica, diciamo, che non sei più interessata. E paradossalmente questo scatenerà, diciamo, il meccanismo proprio per psicologia inversa, proprio per un modello dell'arco riflesso, un meccanismo per cui sarà lui che inizierà a desiderarti, sarà lui che inizierà a inseguirti, sarà lui che vorrà iniziare ad avere una relazione con te, vorrà iniziare ad avere una storia con te e inizierà a inseguirti. Ora, adesso quando ti insegue, cosa devi fare? Beh, semplicemente quando lui ti inseguirà, devi, come dire, mettere dei vincoli. E qua è il punto fondamentale. Non è che appena inizia a cercarti, tu scodinzolando apri le gambe, perché altrimenti non ottieni alcun risultato. Quando lui ti insegue, lascia che ti insegue. Quando lui ti cerca, lascia che ti cerchi. Ma devi mettere dei vincoli, devi mettere condizioni. Sì, ma forse potremmo, ci vediamo questo weekend a Parigi, non so per dire. Ma devi far sì che lui inizi a investire seriamente su di te. Soltanto quando inizierà a investire seriamente su di te, avrai un risultato, riuscirai a ottenere un risultato. Il risultato sarà quello di coinvolgere, sedurre e far innamorare, questo è quello, la cosa di fondo. Inizierà a cercarti e mettendo i vincoli riuscirai a raggiungere veramente risultati importanti, fondamentali per te. Provare per credere. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica di nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube, tra cui il nuovissimo Liberati dei Narcisisti con Massimo Taramasco. E ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare, abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastina abbonati, che sta vicino al tastino iscriviti, poi selezioni l'abbonamento che preferisci.